amici di S1 TV, questa sera Saverio Maiolo, ci ha, l'ha detto stampa e la Volley Soverato, ci ha fatto un regalo, ci ha fatto incontrare niente poco di meno che il capitano della Volley Soverato, Melissa Donà. Buonasera Melissa. Buonasera, capitano con gli occhiali stasera, appena finito l'allenamento, quindi bisogna riposare un po' gli occhi. Sì, avete fatto un allenamento veramente intenso, però noi stasera andiamo alla scoperta della Melissa Donà, donna, giocatrice, persona che vive anche la vita quotidiana, non sul parquet. Va benissimo, iniziamo. E allora noi intanto camminiamo, perché siccome c'è vento, l'allenamento è stato duro, noi approfittiamo per entrare all'interno di Luppolo e Farina che ci ospita questa sera, se il signor siciliano non cade. Innanzitutto auguri, perché so che c'è stato il compleanno, 11 aprile. Ieri sì, ho compiuto qualche anno, dai. Sì, però insomma è sempre un compleanno importante, si è festeggiato con le compagne? Ho festeggiato con gli amici, con la famiglia, avevo la fortuna di avere qui i miei genitori, quindi alla fine abbiamo organizzato una cena insomma tra amici. E allora entriamo, perché prego Melissa, Luppolo e Farina ci ospita e noi chiaramente lo ringraziamo. Volevamo innanzitutto sapere, perché le notizie importanti vanno date subito, segno zodiacale. Ariete, sì, poi infatti secondo me chi mi vede giocare lo capisce subito, perché dal modo in cui ho un po' di pormi anche in campo, la rete è molto testone, molto precisino, molto rompiscatole, quindi proprio rispecchia il mio segno. Corrisponde. E qui a Soverato, dobbiamo dirlo, perché voi vedete lo scudetto della Volley Soverato, ma questa signorina o signora, perché bisogna dire... Signorina ancora. Ha vinto lo scudetto con la Igor Gorgonzola, sei ancora campionessa in carica? Ancora per ora sì, perché devono ancora fare la finale scudetto, quindi diciamo ancora campionessa in carica. Vieni che ci accomodiamo intanto, seguendo sempre il signor siciliano che fa delle evoluzioni meravigliose. E vincere uno scudetto significa coronare, prego accomodati, significa sì, coronare un anno di lavoro, perché è difficile, e significa anche avere la grinta e la voglia di fare bene le cose. Lo scudetto in sé è un successo sportivo, ma è utile anche nella vita. È utile nella vita, ma più che coronare un anno, coroni una carriera quando vinci uno scudetto, perché comunque è il sogno di qualunque ragazzina che inizia a giocare a pallavolo di vincere qualcosa di importante. Quindi l'anno scorso erano 35, all'età di 35 anni vincere uno scudetto è sicuramente la ciliegina sulla torta. E ipotizziamo uno scudetto, una finale scudetto tra Casier e Sant'Antonino. Dove giocherebbe Melissa Donà? È tosta, perché io sono nata e cresciuta a Sant'Antonino, che è in provincia di Treviso, è Treviso, è l'ultimo diciamo quartiere di Treviso, residente a Casier, perché, ed è a un chilometro dove abito io, quindi no, ma Sant'Antonino tutta la vita, io sono nata e cresciuta lì. E per essere un po' più seri, noi siamo calabresi, vivi in Calabria qui e hai girato un po' tutta l'Italia. Quanto è diversa la Calabria dal Veneto, dalla Lombardia, dalle Marche, dal tutto il resto dell'Italia? Io devo dire che qui mi trovo molto bene, è la seconda stagione che faccio qui, perché comunque prima di questa stagione sono stata appunto a Novara e l'anno prima stavo qui ancora, quindi il mio ritorno qui è stato voluto fortemente da parte mia e anche da parte della società, però soprattutto da parte mia. Cosa dire di diverso? Qui le persone sono molto calorose, e forse al nord manca un po' questa cosa qui. Il fatto di stare in un paese piccolo come Soverato è bello, perché ci si conosce tutti, è un po' come la mia Sant'Antonino, nel senso che comunque a Sant'Antonino siamo 1000 abitanti di questo piccolo quartiere appunto di Treviso, ci si conosce tutti, e qua davvero è bello così, perché ci si saluta per strada, insomma si incontrano tante persone e che ti danno del tu, ed è bellissimo. Voi siete brave professioniste, donne anche belle, e questo anche incide perché ci piacciono, siamo tutti innamoratissimi, e quindi rappresentate anche qualcosa, l'affermazione della donna che esce fuori dagli schemi e si fa valere, come del resto fanno tutte le donne nelle varie professioni. Certo, essere donna non è facile in tanti ambienti, diciamo che nello sport siamo ancora un po' penalizzate rispetto ai maschi, però devo dire che il seguito che stiamo avendo noi donne, nella pallavolo soprattutto, è quasi maggiore rispetto a quello dei maschi, pardon. Quindi secondo me stiamo veramente prendendo tanta strada ed è una cosa molto positiva, perché in tanti altri ambienti siamo penalizzate.
Però, come diceva la canzone, io sono un maschio sciovinista e quindi cito queste cose, oltre le gambe c'è di più. Tu hai vinto il titolo di Miss Pallavolo quando eri ad Aversa, però l'hai presa con molta intelligenza, nel senso che hai spiegato a tutti, è un gioco e quindi mi sta bene e partecipo. Anche quello è un segnale. Sì, ma era il sito Pallavoliamo, aveva fatto questa, diciamo, sfida, insomma, per la Miss Italia Pallavolo, ma era un po', cioè non c'entrava molto il fatto estetico, erano voti dati dai tifosi anche di altre squadre. Io sono contenta perché mi sono arrivati voti da, mi hanno detto poi quelli della redazione, anche da tifoserie di altre squadre. È più che altro per la disponibilità e la simpatia, cioè era un insieme di tante cose. A me quello che piace dire anche alle ragazze che giocano con me, quelle più giovani, che la conquista mia più grande nella mia carriera, oltre allo scudetto, insomma, ma è stata conquistare il pubblico avversario. Nel senso che comunque ho la fortuna di avere tanti amici che appartengono a tifoserie che erano avversarie a me. Quindi negli anni, appunto tramite Facebook, ma anche al palazzetto, magari chiedevano una foto, io mi sono sempre dimostrata disponibile, ma perché c'è un motivo, io sono stata dall'altra parte, cioè io ho fatto servizio campo quando c'era la Sisley Treviso, io ho inseguito i giocatori di pallavolo per chiedere anche un autografo e mi ricordo che da piccola quando mi veniva negata la cosa, ma perché non avevano tempo, erano stanchi, io da giocatore lo capisco che a volte quando perdi non hai tanto tempo e voglia di stare lì a fermarti, però io lo faccio sempre perché io ci rimanevo male quando non mi veniva fatto a me, insomma, l'autografo o la foto. E quindi insomma, e questo ha fatto sì che comunque ho cementato negli anni anche amicizie con tifoserie avversarie. E quindi a questo punto, avendo fatto un bilancio perché lo scudetto è vinto, cosa c'è per Melissa Donà oltre la pallavolo nei prossimi 100 anni? Perché ormai si vive fino a 130. Per me cosa c'è? Adesso non lo so, l'età avanza sicuramente, finché mi diverto io voglio continuare a giocare, finché il fisico tiene soprattutto. Per ora, scaramanzia a parte, non facciamo niente. Va tutto bene, però io vorrei allenare, io ho già i gradi da allenatore, ho iniziato il corso allenatori tanti anni fa, non sono andata avanti con tutti i gradi perché appunto non ho tutto il tempo, però comunque il mio primo grado, secondo livello giovanile ce l'ho, quindi le giovanili le posso allenare, quindi chissà, mi piacerebbe davvero allenare. So che è amata moltissimo anche dalle bambine della Volley Soverato, c'è anche la figlia di un mio caro amico che segue Melissa Donà e fa il tifo per lei. Torniamo alle domande importanti. Cinema, che gusti? Allora, al cinema ci vado poco perché non ho tempo, però diciamo mi piacciono molto i film italiani, Muccino, appunto, quando c'è Luca Argentero, poi questi Ambrangiolini mi piace molto, quindi un po' il cinema italiano mi piace. E visto che il coach ama la bicicletta, Melissa Donà ama la bicicletta oppure preferisce che so i motori? No, a me piace la bici, mio papà corre in bicicletta, quindi anche qui a Soverato avevo la sua bici da corsa perché lui se l'è portata appunto per esplorare il Soverato e dintorni. Non faccio tantissimi chilometri come mio padre che ne fa 100 alla volta, però insomma mi piace molto la bici. Noi seguendo da tifosi le partite, gli allenamenti, ci siamo accorti che ci sono gli occhi della tigre, quello indiscutibile, ma una grinta pazzesca rispetto alle altre giocatrici. Quando batte Melissa Donà la palla per poco non si sgonfia. Diciamo che la battuta è uno dei miei fondamentali migliori, ma lo è sempre stato. Anni fa il mio allenatore appunto mi ha insegnato a battere, ma ero veramente piccolo, è stata una delle prime a battere al salto già a 16 anni e da lì ho sempre continuato, quindi è una tecnica che ho affinato in 20 anni, all'inizio insomma non era così efficace, diciamo. E un'altra cosa, questa la diciamo perché io sono un tipo che va curiosando, spesse volte quando c'è qualche errore, qualche punto perso, guardando il labiale di Melissa Donà bisogna mettere proprio i puntini, perché però quella è grinta, è importante nello sport. Sì, è grinta perché io non sarei arrivata a giocare in Serie A alta 1,78 m, adesso ci sono comunque tante giocatrici che sono alte 2 metri, oppure anche ho visto ad esempio Waka Lora del Club Italia, è più bassa di me però è fibra africana, saltano 2 metri, quindi diciamo
Ho dovuto tappare, insomma, questo deficit, diciamo, dell'altezza rispetto a tante mie compagne con la grinta e la cattiveria agonistica, insomma. Per il discorso dei puntini, io sono veneta, perdonatemi, ma come i toscani, noi veneti abbiamo un po' le virgole facili, quindi... E avendo avuto tanti allenatori, Melissa Donà è un tipo che non le manda a dire, insomma, però è importante nella vita avere rapporti franchi con tutti, insomma. Sì, no, io ne ho avuti parecchi allenatori e con tanti mi sono proprio mandata a quel paese. E i primi anni che ero fuori casa, ricordo di tutti gli allenatori che ho avuto almeno i primi 5-6 anni mi hanno cacciato almeno una volta d'allenamento, quindi ho questo record. Da un po' di anni, insomma, non ancora, cioè, non succede più, però i primi anni ero ingestibile, me ne rendo conto, ma avevo 19 anni, 20 anni, avevo tanta fame, tanta voglia di imparare, tanta voglia di dire sempre la mia. Poi dopo ho imparato anche grazie alle vecchie che giocavano con me, insomma, che erano più giovani di quanto sono io adesso, insomma. Ho imparato a stare zitta, ho imparato ad ascoltare e mi è servito tanto, insomma. Una cosa che mi colpisce, che pur essendo professioniste, quindi avendo una loro vita, tutte queste ragazze hanno sempre i genitori a fianco, vi vengono a trovare, vi seguono, quindi il valore della famiglia comunque è importante, forse ancora di più per una professionista nel volley. È importantissimo, io sono fortunata, i miei genitori mi hanno sempre seguito, non hanno mai interferito con le mie scelte, considerando che quasi più della metà della mia carriera io ho giocato al sud Italia e quindi sempre molto distante da loro, perché oltre agli anni a Soverato ne ho fatti 3 a Matera, 3 a Roma, 1 ad Aversa e poi Firenze, Santa Croce, cioè 1000 squadre ho cambiato, loro sono sempre stati vicino a me. Poi dopo per loro è anche un bene, perché adesso mio papà è in pensione, quindi alla fine sono stati qui a Soverato adesso 2 settimane, prima erano stati quasi 3 settimane, un mese, si divertono, però davvero l'apporto che ho da parte loro è importantissimo. E però non hanno mai interferito davvero con nessuna mia scelta, hanno accettato, a volte non erano neanche d'accordo, mio papà soprattutto, alcune scelte poi col senno di poi forse aveva ragione, però bisogna sbagliare anche. Arrivati alla famiglia, la domanda è d'obbligo: il principe azzurro di Melissa Donà ha tipo la barba modello Daris Amadio, è un bel tipo Coach Barbieri, o è un giornalista magari con giacca e cravatta tutto elegante? Il principe azzurro è azzurro di Shrek, un po' biondo, un po' che arriva a cavallo, no, diciamo non ho un tipo ideale. E anche questo, cioè, dovendo forse ai giocatori della Callipo oppure agli sportivi affermati, non si fanno queste domande. Una donna che ugualmente affermata, eccetera, non pensa, uffa, sempre queste domande, ma allora siete dei maschi che non capiscono niente. No, 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 assolutamente. Tante persone, anche chi segue, anche sui social, comunque sono curiose perché vogliono vedere sempre anche il lato, oltre a quello sportivo, anche il lato personale. Io mi piace magari postare qualche foto che riguarda anche le mie cose personali, però penso che ci debba essere un limite, insomma. E allora siamo quasi alla fine, questo diciamo sia per lei che per i telespettatori. Dovendo raggiungere un grande obiettivo, dovendo arrivare a Marte, Melissa Donà ci arriva di corsa, in bicicletta o magari con una macchina veloce? Quale sarebbe il mezzo di trasporto preferito? Macchina veloce, sicuramente, sicuramente. E dovendo porsi degli obiettivi, noi qui stiamo in zona playoff con il Soverato, ma un obiettivo importante per il futuro quale potrebbe essere, anche personale? Ah, non lo so, trovare pace nel mio cervello a volte. No, io sono tornata a Soverato con un'idea in testa. Le cose durante la stagione non sono andate perfettamente come io mi ero immaginata. Però i playoff sono un campionato a sé, quindi tutto può accadere. Negli anni comunque playoff ne ho fatti tanti. Ho visto squadre entrare per il rotto della cuffia ai playoff e poi vincere. Ho visto squadre davvero che sembravano finite per tutta la regular season e poi hanno mangiato tutti ai playoff. Quindi se ne vedono di cotte e di crude. Quindi non è detto che quello che avevo in testa io non si possa avverare.
per violare proprio completamente la privacy, se oggi Mattarella dicesse Melissa Donà forma tu il governo, che idee avrebbe? Però qui violiamo la privacy e quindi può anche un no comment può bastare. No, sicuramente ho delle idee politiche molto particolari, molto precise. Io sono di Treviso, Treviso è sempre stato un fortino della Lega Nord. I cattivi. Io non sono leghista, sono federalista. Io penso che comunque le regioni debbano essere autonome nel gestire il loro, insomma, le loro cose. Poi io vengo da una famiglia di imprenditori, nel senso che comunque mio padre aveva un'azienda e quindi ho visto negli anni quanto lui ha fatto, quanto lui ha dato, però cioè, questo senza pensare minimamente a una divisione nord-sud come magari la Lega voleva ai tempi, adesso già non più, non sono mai stata di questo tipo, anche perché io sono una, mi dicono i miei amici, sono terrona dentro, quindi alla fine non potrebbe essere quello il mio orientamento. Grazie anche la disponibilità a queste domande. L'ultimissima, siamo da Luppolo e Farina, il regno della pizza, pizza preferita di Melissa Donà? 4 formaggi con salamino, sicuramente. A me piace un sacco. Grazie. E un ultimo saluto a tutti gli spettatori, tutti e 25 gli spettatori di Domenica Gol che ci stanno vedendo. Ah, sono solo 25? Qualcuno direbbe 1000, ma io dico 25. Un saluto a tutti e spero, insomma, che vi sia piaciuta questa intervista. Diciamo, non è proprio un'intervista, questa chiacchiera, insomma, tra amici. E niente, vediamoci al palazzetto e venite a sostenerci. E allora, se il signor siciliano mi permette, concludiamo con un baciamano a Melissa Donato.